Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Stasera parliamo di un bell'argomento che riguarda tutti. Parliamo dell'amicizia. C'è un vecchio detto che dice: chi trova un amico trova un tesoro. In realtà dell'amicizia ne parla già anche la Bibbia. Se leggiamo i libri della Sapienza, no? Si parla tanto dell'amicizia. E questa sera proprio approfondiamo questo con Padre Piero Riggi, che è al telefono con noi. Benvenuto Padre Piero. Grazie Rita, ben trovata. Do un saluto a tutti gli ascoltatori di Cristiani Today e nello stesso tempo, ecco, sono contento di poter fare questo tema, il tema dell'amicizia, perché è molto attuale. Cos'è l'amicizia? Tu hai parlato anche dei libri sapienziali. Cosa sono i libri sapienziali? Cos'è la sapienza? Ecco, sono temi molto attuali e tante volte noi diamo per scontato certe cose, mentre invece, ecco, la Sacra Scrittura ci dà una luce diversa su cos'è l'amicizia, su cos'è la sapienza. La Sacra Scrittura è una sorgente inesauribile di temi, di sapienza, di bontà enorme. Ecco, e questo tema, dicevo, è molto attuale. Cos'è l'amicizia? Io, Rita, partirei proprio con questa affermazione. Cos'è l'amicizia? Sì, infatti. L'amicizia è un sentimento di affetto tra due persone o più persone. Persone che a un certo punto, per il carattere simile, per una storia in comune, a un certo punto provano un chiaro affetto equilibrato, sincero, puro, tra due persone, tra più persone. In modo particolare noi troviamo nella nostra vita certe amicizie nell'infanzia. Si dice che le persone amiche dell'infanzia sono quelle amicizie che durano di più, sono le più forti, proprio perché insieme abbiamo superato le prime difficoltà della vita e ci aiutano a crescere. Ecco, infatti proprio nell'infanzia, ecco, si crea il miglior amico, la migliore amica. Sì, sì, io ti devo dire che devo ringraziare il Signore, perché i miei amici d'infanzia sono veramente amici fraterni. Quando ci incontriamo è come se ci fossimo lasciati da poco tempo, e dovunque ci incontriamo, ecco, basta uno sguardo, un gesto e si rinnova tutta questa nostra amicizia, che è proprio un'amicizia fraterna. Vediamo cosa ci dice la Sacra Scrittura. Anzitutto, tu hai detto giustamente che ci sono i libri sapienziali. Sì. Difatti, la sapienza, quando questa mattina ho dato l'anticipazione, no? una persona mi ha scritto: ma che vuoi dire con i libri sapienziali? Cioè, non aveva capito che comunque mi riferivo alla parte della sapienza espressa nella Bibbia. Sì, guarda che noi abbiamo una ricchezza enorme, grandissima nella Sacra Scrittura, in modo particolare nei libri sapienziali. Di per sé la ricchezza di un popolo si misura con la sua sapienza. Si dice che quando il re è sapiente, allora tutto il popolo ne trae benefici. Quando un re è stolto, tutto il popolo ne soffre tantissimo. Per cui la vera ricchezza è la sapienza. Il popolo di Israele era il popolo che a suo tempo aveva più sapienza di tutti gli altri popoli vicini, una sapienza immensa. E questo lo possiamo vedere appunto nei libri sapienziali. Quali sono questi libri? Sono 7 dell'Antico Testamento e sono Giobbe, Salmi, Proverbi, Coelette, Cantico dei Cantici, Sapienza e Siracide. Sono 7 libri. Ecco, noi, proprio per capire il valore della sapienza, leggiamo una parte del libro sapienziale, il capitolo 7, da 7 sino a 14, che elogia la sapienza. Dice così: è una preghiera che fa il re Salomone, il re sapiente per eccellenza dopo Davide. Dice così: implorai e venne in me lo spirito della sapienza, la preferii a scettri e troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza,
preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frode imparai e senza invidia io dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa, la sapienza, è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio. Sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. La scrittura ci dice che non c'è una ricchezza più grande della sapienza. Addirittura l'oro, l'argento, le gemme preziose, addirittura la luce degli occhi, addirittura tutte le ricchezze degli uomini messe a confronto della sapienza sono nulla. Cos'è la sapienza? La sapienza è l'insieme della saggezza, dell'intelligenza, dello studio, tutto quello che riguarda la mente e il cuore dell'uomo. Questa è la sapienza, l'interiorità, che poi vedremo nella Sacra Scrittura che è lo Spirito Santo, perché nell'Antico Testamento si parla della sapienza come di una persona. Nel Nuovo Testamento la sapienza è Gesù, è lo Spirito di Cristo. Colui che ha lo Spirito di Cristo, ecco, ha una ricchezza incalcolabile e attraverso la sapienza poi vengono tutte le altre cose. Noi nell'amicizia possiamo dire che quelle persone sincere, quelle persone intelligenti, sagge, furbe, buone, ecco, valgono tantissimo, purché siano nella bontà, nella sincerità, nella verità. Invece quelle persone ricche, magari che hanno tanto potere, ma sono persone ignoranti, persone fraudolenti, persone che vogliono esaltarsi, vi dicendo, ecco, noi ne proviamo un certo distacco, a volte un certo schifo, perché ecco, la persona non è così. Prima di tutto bisogna pensare alla formazione della persona, e la sapienza è il tesoro più grande. Dice Salomone: implorai e ricevetti la sapienza, e con la sapienza ebbi tutti i tesori. Tutto, di tutto la sapienza è madre. Quindi noi stiamo parlando, ecco, della sapienza, e all'interno della sapienza vediamo l'amicizia. Cosa ci dicono i libri sapienziali sull'amicizia? Ecco, anzitutto ci dice così il libro dell'Ecclesiaste: l'amico fedele non ha prezzo. E poi il libro dei Proverbi: ama in ogni tempo. L'amico fedele ama in ogni tempo, significa anche nel momento della sofferenza, nel momento della gioia, nel momento del silenzio interiore. Ecco, l'amico fedele rimane fedele, l'amico fedele ti sta sempre vicino. E poi dice ancora così: l'amico fedele rende la vita deliziosa. Lo dice il Salmo 133, ma anche Proverbi 15:17. Quindi esalta, ecco, l'amicizia e il libro della sapienza. E c'è tutto un brano che ci parla dell'amico fedele. Siamo nel libro del Siracide, capitolo 6, versetti da 5 a 17. Dice così: una bocca amabile moltiplica gli amici, un linguaggio gentile attira i saluti. Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille. Sententi fatto un amico, mettilo alla prova e non fidarti su lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà al tuo disonore i vostri litigi. C'è l'amico compagno a tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi familiari, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e della tua presenza si nasconderà. Tieniti lontano dai tuoi nemici e dai tuoi amici guardati. Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore. Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così sarà il suo amico.
Ecco, Padre Piero, quello che hai detto, permettimi di dire che ciò che hai letto proprio adesso è uno dei passi della Bibbia che preferisco di più, perché quando insomma hai elencato i vari tipi di amici, di nemici, sono tutte situazioni che credo sia io e chi ci sta ascoltando comunque una volta nella vita l'abbiamo sperimentata. Ad esempio l'amico che diventa nemico, e poi mi colpisce questa frase: dei nemici stai lontano, degli amici guardati. Quindi in un certo senso come comportarsi? Lo dice sempre questo brano, mettila alla prova, che significa guarda le situazioni della vita. Se un amico ti rimane vicino nel momento della sventura, è un vero amico. Se invece quell'amico ti gira le spalle, non è un vero amico. In tutto c'è, diciamo, una messa alla prova. Anche il Signore nei nostri confronti in un certo qual modo fa. Sì, chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro, ecco, non è degno per il regno dei cieli. Per dire che l'amicizia vera è una cosa molto preziosa, grandissima, che va al di là delle sofferenze, dei soldi, degli onori. Cioè l'amicizia vera, e tante volte attraverso la sofferenza si purifica ancora di più e ha un valore eterno, immenso. Io ricordo Don Bosco è il più grande educatore della storia della Chiesa. Ecco, lui quando era ragazzo divideva i suoi amici in tre rami, diciamo in tre rami. E quelle persone che dicevano parolacce, bestemmie, e si comportavano male, e lui li fuggiva. Questi amici, ecco, ogni volta che arrivavano lui trovava una scusa e se ne andava. Poi c'erano gli amici che non erano né buoni né cattivi. Lui li frequentava, ma mai si confidava con loro. E poi c'erano gli amici, pochi amici, i quali erano veramente tali, quelli con cui si può parlare, ci si può confidare, non ti tradiscono, quelli per cui vale la pena spendere la vita e che loro a loro volta la spendono per te. Sono pochissimi e Don Bosco li andava a cercare. Appena sapeva che c'era un ragazzo buono nel suo ambiente, faceva in modo che diventasse suo amico. E poi insieme costruirono cose meravigliose. E sempre Don Bosco notava come quando c'erano dei ragazzi che magari fra di loro non si conoscevano, e poi questi ragazzi cominciano a conoscersi e cominciano a dividersi in vari gruppi, ecco, ognuno va a cercare quel ragazzo che è il suo stesso carattere, quelle persone che sono un pochettino fraudolenti, che hanno dei vizi, si cercano fra di loro, quelle persone buone che hanno uno stile di vita, che sono sincere, laboriose, ecco, a poco si ritrovano e camminano insieme. Cioè ognuno cerca il corrispettivo del proprio carattere, ecco, i buoni con i buoni, i cattivi con i cattivi. Ecco, infatti cade proprio a fagiolo la riflessione che facevo questa mattina con un amico. Si parlava, ecco, di una terza persona. Io riflettevo, dico, ma in fondo l'amicizia è con quelle persone con cui io condivido un valore, ad esempio il valore della fede, quindi faccio un pezzo di strada con loro, condivido un progetto, che ne so, il progetto di scrivere qualcosa di bello con loro, fare un libro, sto facendo tanti esempi. Ma quando quelle persone reputano amici personaggi che comunque non hanno nulla in comune da dividere con loro, ti faccio l'esempio, che ne so, di una persona che magari è molto credente, però reputa amico quella persona che è atea, che va contro la Chiesa, una persona che ha certi principi, però reputa amico una persona che invece questi principi li calpesta. Allora io mi chiedo, è vera amicizia o uno dei due si sta illudendo di essere amico? Attenzione, qui bisogna un pochettino vedere la situazione, perché ci possono essere persone che sono anche non credenti, però che in effetti hanno grandi valori. E io ti parlo di una persona non credente che non ha valori, perché... No, e allora, vedi, in questo caso succede specifico. Che magari... Sì, in questo caso magari ci può essere una conoscenza, però se dovessero fare un tratto di strada insieme, a poco le divergenze vengono su e quindi quell'amicizia si scioglie. Mentre le persone che sono veramente amiche, giustamente come dicevi tu, ma io l'avrei detto perché
sempre nei libri sapienziali si parla delle amicizie illusorie e delle amicizie vere. Quelle amicizie vere, ci dice la Sacra Scrittura, sono quelle amicizie che nascono dall'avere in comune l'amore verso Dio, che poi fa sì che queste persone abbiano un determinato carattere e dei valori, dei fini insieme. E poi quando queste persone si ritrovano, tutto diventa bello. Io ti posso dire una cosa meravigliosa per me. Ecco, io ho girato l'Italia, sono stato a Brescia, sono stato a Roma, sono stato in vari posti, così ho girato la Sicilia, e non girato per un giorno, una settimana, ma stando anni. A Brescia sono stato 2 anni, a Roma sono stato 4 anni, e poi Catania 1 anno, e 1 anno a Palermo, e via dicendo. Ecco, io mi sono accorto come quelle persone che vivono veramente la fede, ecco, quando si ritrovano, possono venire dalle varie parti del mondo, dalle varie parti dell'Italia, subito ci si intende, perché c'è uno stile di vita che è uguale. Non si dicono le bugie, non si è falsi, si cerca di collaborare, c'è lo spirito di accoglienza, c'è lo spirito di collaborazione, poi magari c'è cultura diversa, c'è modo di scherzare diverso, mentalità, preparazione diversa, ma subito ci si mette insieme e insieme, ecco, si costruisce, perché c'è la stessa spiritualità, si vive lo stesso spirito di Cristo. Ecco, questo l'ho notato già anni fa e per me è stata una bella sorpresa, una bella conferma per certi versi, e tuttora io lo vivo. Giro delle parrocchie, ho frequentato e ho girato tante parrocchie come viceparroco, come parroco, e la stessa cosa la sperimento nelle parrocchie. Quando c'è la stessa spiritualità, subito si fa amicizia, subito ci si intende, si collabora. Quindi possiamo dire chi è il vero amico? Il vero amico è colui anzitutto che vive già di per sé una spiritualità forte verso Dio, per alcuni magari i valori, ma che abbia una capacità affettiva, una forza interiore, dei principi, una certa serenità dentro. Io dico che ci sono persone che non hanno capacità di amare, sono egoiste, e queste persone fanno male a se stesse e agli altri, non hanno la capacità di formarsi amicizie. E ci sono invece queste persone che hanno la stabilità, quindi dicevo valori, modo di vedere la vita, modo, stile di vita, e per noi credenti la fede è la base di tutto. E poi questa capacità la si riversa verso quelle persone che vivono la stessa spiritualità o persone che hanno valori. Quella è un'amicizia che dura, perché non viene intaccata. Se crediamo nella sincerità, nella solidarietà, nella reciprocità, se crediamo in certi valori cristiani e umani, perché i valori cristiani sono fondamentalmente umani, allora questa amicizia dura. Anzi, come dicono i libri sapienziali, l'amicizia tante volte è come il vino: più invecchia e più diventa buona, diventa solida. Ecco, però già prima bisogna avere una stabilità interiore, e questa stabilità ce la può dare soltanto Dio, una capacità affettiva grande. E quanto più io sono unita a Dio, tanto più riesco ad amare e a rispettare l'amicizia. Ecco, quindi se noi dovessimo comunque fare una distinzione tra l'amicizia e la conoscenza, cosa possiamo dire? Beh, l'amicizia va in profondità. Davanti a un amico tu puoi anche aprire il cuore e raccontare anche le cose più personali. La conoscenza invece si ferma sulla superficie, perché a un certo punto viene meno la fiducia. Non so se quella persona mi potrà capire, non so se quella persona mi tradirà, e allora certe cose non gliele confido, rimangono soltanto per me. E se dovessi aprire il mio cuore, se sento l'esigenza di comunicare quello che ho dentro il cuore, ecco, lo faccio soltanto con quelle persone di cui io mi sento sicuro, sono gli amici veri, quelle persone che stimo. Ecco, c'è una grande differenza. Un amico vero, anche se lo ritrovi dopo tanti anni, è come se ci fossimo lasciati l'altro giorno. Ma torno a dire, è lo stile di vita che ci dà la capacità di diventare veri amici.
Ecco, Padre Piero, io saluto tutte le persone che sono all'ascolto e c'è un messaggio di Stefania che voglio leggerti. Stefania scrive: una caratteristica dell'amicizia è dare ai nostri amici il meglio che abbiamo. Il nostro valore più alto, senza paragoni, è essere amici di Gesù. Papa Francesco ci incoraggia a essere veri amici dei nostri amici, amici nello stile di Gesù. E non per rimanere tra noi, ma per uscire all'aperto, per andare a farsi altri amici, per contagiare l'amicizia di Gesù per il mondo, dovunque siano, nel lavoro, nello studio, attraverso WhatsApp o Facebook o Twitter, quando vanno a ballare o a prendere un buon aperitivo in piazza o giocando una partitella sul piazzale del quartiere. È lì che stanno gli amici di Gesù. Non vendono fumo, ma hanno pazienza, la pazienza dovuta al fatto di sapere che siamo felici perché abbiamo un Padre che è nei cieli. Ecco, io condivido pienamente quello che dice Stefania. Ha saputo fare un quadro dell'amico vero, e questo. Io però aggiungo un'altra cosa: essere buoni al massimo, ma essere anche prudenti come serpenti, perché è successo, è storia, sono fatti veri. E quelle persone che sono aperte incondizionalmente verso tutti, a volte, ecco, trovando falsi amici, hanno sofferto tantissimo. Quindi puri come le colombe, ma anche prudenti come serpenti. Grazie, Padre Piero. Io ti vorrei leggere, sempre andando sullo stile di vita di chi veramente ama Dio e poi ha la capacità di amare il prossimo. Ecco, ti volevo leggere il Salmo numero 1, okay, dove c'è la differenza tra colui che ama Dio e diventa sempre più grande, sempre più solido interiormente, e colui che non ama Dio, uno stile di vita diversa. E questo stile di vita lo porta ad andare lontano dall'amicizia, lontano da se stesso, lontano da Dio. Dice così il Salmo numero 1, che parla delle due vie, che poi sono due stili di vita e alla fine due destini diversi. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Ecco, vedi la differenza tra due stili di vita? Questo passo mi piace. Sì, il Salmo numero 1 diventa la porta di tutti i salmi e diventa anche una sintesi di quello che contengono i salmi. C'è la via buona e la via cattiva, il destino eterno buono e il destino eterno cattivo. C'è la forza interiore di chi medita la parola di Dio, diventa come albero piantato lungo i corsi d'acqua, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. E invece chi è lontano da Dio diventa come la pula, la paglia, e c'è un colpo di vento e vengono buttati lontano, perché non hanno stabilità. Non hanno stabilità perché non hanno Dio. Così l'amico che non ha stabilità in se stesso, appena arriva una tentazione, appena arriva una illusione, una difficoltà dell'amico stesso, ecco che si allontana, perché interiormente non è stabile. Ebbene, nel nome della vera amicizia, allora concludiamo questa puntata dando ai nostri amici che ci ascoltano, che ci guardano anche in differita su YouTube, la benedizione di Dio. Sì, diciamo un'Ave Maria alla Madonna, vi do la mia benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, del suo cuore immacolato, di San Giuseppe, suo castissimo sposo, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un arrivederci e un abbraccio a tutti. Grazie Padre Piero. E grazie a tutti di essere stati con noi. Vi invito a iscrivervi ai nostri canali YouTube, Rita Sberna, Cristiani Today. Potete scaricare l'app per cellulari Android, basta andare su Play Store e scaricare Cristiani Today. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento.